Allora comincio dal risultato e dalla partita, una partita che il Milan ha sempre tenuto in pugno. Vi siete già sentiti con Pioli, avete fatto il punto se è felice il mister, quanto è felice, quanto siete felici voi, sento la musica dallo spogliatoio. Siamo evidentemente molto contenti, abbiamo fatto una videochiamata col mister, ha visto tutti i ragazzi contenti, era a casa ovviamente, ha visto la partita, ha seguita, era virtualmente con me e con noi, quindi siamo molto, molto felici di aver appunto raggiunto questo risultato. L'impatto di Ibra. Ibra 10 anni fa, ma c'era anche Bonera, anche Gattuso credo, firmò la vittoria qua l'ultima a Napoli e Ibra si è fatto male nel finale. Allora parto dalla prestazione di Ibra per arrivare all'infortunio. Quant'è la gioia per quello che ha fatto, quant'è la preoccupazione per l'infortunio che ha subito nel finale? Beh sì, parto dall'infortunio, è evidente che ha avuto un problema muscolare, vediamo domani con i medici di capire l'entità, però non ci voleva e siamo altrettanto contenti che ancora una volta abbia, come dire, partecipato in maniera attiva, attivissima direi, a questa vittoria. Volevo sapere quanto ti ha aiutato, se è stato un allenatore aggiunto Ibra. Ma questa squadra ha parecchi allenatori tra virgolette, sono tutti giocatori molto responsabili, giocatori importanti che magari vengono messi tra virgolette un po' in secondo piano perché è evidente che Zlatan ha un po' tutti i riflettori addosso, ma siamo consapevoli di avere una squadra molto matura e giocatori che appunto ci danno una mano in qualsiasi situazione. A livello di mentalità eravate avanti, il Napoli cercava il tutto per tutto nel finale, ma portavate ancora 6-7 giocatori nella metà campo avversaria nel finale. Dal punto di vista della mentalità si può dire che adesso a questo punto del campionato un gradino importante l'avete salito? Sì, siamo soltanto all'ottava di campionato, quindi il nostro percorso viene da lontano. Credo che la cosa più importante e la maggior soddisfazione che abbiamo è quella di che tassello dopo tassello e partita dopo partita aumentiamo appunto questa consapevolezza di poter competere con tutti quanti gli avversari e in ogni stadio dove andiamo. Quello è un percorso che, come ho detto, viene da lontano e siamo soltanto all'ottava, quindi arrivare a maggio c'è ancora troppo tempo. Ecco, tanto la domanda l'avranno già fatta, a che punto e quando si può cominciare a parlare di scudetto? Ai primi di maggio. Cioè, quando è finito? No, al di là delle battute, credo che davvero ci siano squadre costruite con un'ambizione tale che fanno pensare che noi ci possiamo stare lì in alto, ma dobbiamo veramente lavorare con grande sacrificio, applicazione, dedizione, voglia di migliorarsi per poi vedere appunto dove siamo quando è primavera. Grazie. Grazie. A voi.